nella antica riserva di caccia di Urbani e guardate un po', sono in dolcissima compagnia. Questi splendidi cuccioli sono di razza Shiba e Alaskan Malamute. Chiaramente non sono nati qui, ma c'è qualcuno che di loro si è innamorato 30 anni fa e non li ha mai più lasciati. Credo stia arrivando. Ed eccoli che arrivano, gli Alaskan Malamute. Sono dei cani di taglia grande che sono ovviamente abituati al tiro della slitta. Questi piccolini invece adorano solo farsi coccolare e giocare tra loro, ma soprattutto riconoscono la voce, l'odore del loro papà Giuseppe. È proprio lui che 30 anni fa si è innamorato di loro, e anche se arrivano da lontano, perché questa piccola palla di pelo arriva dagli Stati Uniti, mentre lo Shiba è un cane di antica origine giapponese, li ha portati qui e li alleva da ormai molto tempo. Ciao Giuseppe! Ciao, come stai? Dov'è che li hai incontrati per la prima volta? Io la prima volta vidi l'Alaskan Malamute nel 1982 a Padova, all'Internazionale di Padova. E da lì è scoccata la scintilla, ho detto un giorno voglio avere un Alaskan Malamute. E spesso, Giuseppe, questi piccolini deliziosi diventano anche dei grandi campioni. Certo, certo, certo. A Ginevra ci sono stati i campionati europei, abbiamo vinto sia con gli Alaskan Malamute che con lo Shiba. Non è difficile crederlo vedendolo, sono così belli e poi sono così teneri, perché questo cane temperato dal freddo e abituato insomma al tiro della slitta invece è un animale buonissimo, compagnone, che adora i bambini. Certamente, poi educarlo bene fin da piccolo, l'educazione, standoci insieme, insegnandogli le cose, sono cani bravissimi, anche con i bambini non c'è nessun problema. E invece questi sono i cuccioli di Shiba, sì. Anche questi li sei andati a trovare piuttosto lontano, perché invece lo Shiba è un cane di origine giapponese. Giappone, sì. E questo cane da quanto tempo lo conosci? Questo qua mi sono innamorato nel 94-95, che ho conosciuto una signora americana che mi ha fatto vedere delle foto dello Shiba. Io volevo fare un regalo a mia moglie e allora ho detto voglio prendere un cane particolare, un cane raro, e è venuto fuori questo Shiba dal Giappone a Fano, che è una razza giapponese, un cane da caccia. Cioè, siamo nel posto giusto, questa era un'antica riserva di caccia, se ci fossero stati dei piccoli animali o dei piccoli volatili lui si sarebbe scatenato. Certo, perché sono molto agili come un cane. Piccolo cacciatore, un piccolo cacciatore, e a dispetto della sua dimensione medio piccola invece è anche un abilissimo cane da guardia. Certo, questi qua sentono un piccolo rumore e avvertono che c'è una persona estranea. Non sono cani chiassosi che abbaiano per senza niente. Quando uno Shiba segnala, vuol dire che veramente c'è qualcosa, c'è un pericolo. Ma sta arrivando il campione europeo qua, ora po'? Eccolo, eh? tu come ti chiami? Lui si chiama Express. Express si chiama, Express del viaggio. E poi abbiamo anche il campione europeo di Shiba, Monica. Eccoli, i tuoi collaboratori ci stanno aiutando veramente a gestire questi cani meravigliosi. Questo è un cane adulto, almeno dal piccolo ecco come viene. Questo è un cane standard, è un cane standard con delle misure ideali, perché purtroppo esiste uno standard che va usato. La cosa più importante è che Giuseppe questi cani li alleva da 30 anni e li alleva con tanto amore, che lui non li dà o non li vende senza conoscere le persone, fa una specie di piccolo test, è vero? Certo, io le persone che mi chiedono un cucciolo non è dico sì, venga, gli dico prima vi voglio conoscere, se le persone si relazionano bene con i cani, bene. E avere il cane è un impegno, è l'inizio di un rapporto d'amore, il cane diventa un membro della famiglia, non è un oggetto. E quindi è giusto ogni volta, dopo essersene naturalmente innamorati, assumersene con cura e responsabilità, insomma, tutte quante le conseguenze di questa decisione. Noi rimaniamo qui perché abbiamo ancora moltissime sorprese per voi.